per due mesi dai carabinieri il Risto Pub Birramidi Montesilvano dove nella notte tra venerdì e sabato scorsi è stato ucciso il ventunenne Antonio Bevilacqua Provvedimento analogo nei confronti della sala slot che si trova accanto al pub. In precedenza i due locali erano già stati oggetto di costanti e frequenti controlli da parte dei carabinieri che avevano accertato come le attività fossero divenute luoghi di aggregazione di pregiudicati e di persone con precedenti di polizia. L'omicidio, spiegano i carabinieri, ha rappresentato il momento culminante di tali critiche situazioni. Consentendo l'emissione del provvedimento. Proseguono intanto le ricerche del presunto killer Massimo Fantauzzi di 46 anni che ha fatto perdere le sue tracce dalla notte del delitto. Furto questa notte al discount Eurospin di Atessa nella località Piana La Fara. Dove i malviventi hanno sfondato la vetrina d'ingresso con un camioncino e poi hanno prelevato la cassaforte contenente gli incassi. L'ammontare sarebbe superiore ai 20.000 euro. I malviventi hanno agito intorno alle 4 di questa mattina e sono ricercati dai carabinieri della compagnia di Atessa, coordinati dal luogotenente Federico Ciancio. Gli stessi investigatori stanno visionando le telecamere presenti in zona per poter identificare gli autori del colpo. Lo stesso discount negli ultimi anni è stato oggetto di altri colpi, sequestrata dalla polizia a Pescara una casa d'appuntamenti. Nella misura cautelare del sequestro preventivo l'autorità giudiziaria ha disposto anche il divieto di dimora nella provincia di Pescara di una quarantottenne originaria della Repubblica Dominicana che deve rispondere del reato di favoreggiamento della prostituzione. L'indagine della squadra mobile della questura Pescarese era data nell'agosto scorso, quando gli inquirenti scoprirono che la straniera locataria di un appartamento a Pescara, nella zona di Porta Nuova, ospitava in subaffitto due donne e un transessuale sudamericani, dietro il pagamento in nero di 350 euro a settimana da ciascuno dei tre. I carabinieri del Nassa di Pescara hanno ispezionato un ristorante della riviera del capologo Adriatico, annesso ad uno stabilimento balneare che utilizzava abusivamente acque non classificate provenienti da un pozzo. Dagli accertamenti dei militari dell'Arma per la tutela della salute è emerso che la struttura non era più allacciata alla rete idrica cittadina da qualche mese e stava captando acque non classificate. Invece di utilizzare quelle potabili, una medaglia d'oro alla memoria delle vittime dell'elicottero del 118 che il 24 gennaio scorso precipitò nei pressi della stazione sciistica di Campo Felice, causando la morte dell'equipaggio durante un'operazione di soccorso di uno sciatore infortunato. Il riconoscimento consiste nel premio internazionale Solidarietà Alpina e verrà segnato sabato prossimo 23 settembre a Pinzolo in provincia di Trento il ricordo degli operatori del 118 che persero la vita mentre soccorrevano un paziente anch'egli deceduto nell'incidente. I componenti, l'equipaggio del 118 erano il medico Walter Bucci, l'infermiere professionale Giuseppe Serpetti, il pilota Gianmarco Zavoli, il tecnico elicotterista Mario Matrella e il tecnico del soccorso alpino Davide De Carolis che erano a bordo insieme al paziente soccorso Ettore Palanca. La medaglia d'oro verrà consegnata ai familiari delle vittime del servizio di soccorso che saranno presenti alla cerimonia insieme alla delegazione del 118 che partirà domani alla volta di Pinzolo. Il comune dell'Aquila entra nel coordinamento delle cabine di regia del contratto di fiume. E quanto si è concretizzato oggi con la sottoscrizione del documento da parte del sindaco del capoluogo di regione Pierluigi Biondi, alla presenza dell'assessore regionale all'agricoltura Dino Pepe? Ce lo occuperemo tra poco nella nostra rubrica Il Punto.